Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono il re della rivista Cancelletto 1 per la recensione di un film del 1989, Kickboxer, il nuovo guerriero. Il campione di kickboxing, Sloan, è ridotto alla paralisi dai colpi dell'avversario Tong Po. Suo fratello minore, Kurt, giura vendetta e inizia ad allenarsi per punire Tong Po in combattimento. Il mio voto a questo film è 8. Ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto e mi sono piaciute molto le scene del film. È di generazione, la durata è 1 ora e 45 minuti. I registi sono Mark Teasdale, David Wirth. La regia è buona, bravi registi. La prima data di uscita in Germania Ovest, il 20 aprile 1989. Il paese di produzione sono gli Stati Uniti d'America. L'incasso al botteghino 50 milioni di dollari. L'attore è Jean-Claude Van Damme, bravo attore. Nel film anche Michael Casey, Dennis Chan, Dennis Alexiou, Mark Dizale, Rochelle Ashana, Axel Haskell, Wu Anderson, terzo, David Wirth, Richard Fo, Dean Harrington, Glenna Bruce, Ho In Sin, Louis Roth, John Ladalsky, Jenny Reynolds, Hong So-han, Michael Lee, Min Yang, Yu Mi Yang, Mai Ta Lo, Bruce Lo. Saluto Samu Brina, Cita, Aliciottola, Marcol, Mariuccia, Ilaria, Magella, Nale, Amico di Ale, Gianluca, Festival, Mickey, Robby, Tony, Cante, Isuralli, Danielios, Il Trio Medusa, Pia, Domenico, Leo Tassoni, Daniele, De Rocco, Orto, Bulluni, Ivan Drago, Peter, Tim, Giulia, Alessio, Uga, Kevin, Gigi, Michele Trigiani, Favigia, Picchiatore, Telefeni 122, Alessandro Bidone, Mr. Bike TV, il canale PNC, Rent Boy, Henry, Ragazza di Henry, Nico Rota, Fabio, Flavio, i Dancing Queens, Adriano Razio. Guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale. Seguitemi su Instagram, arrivederci e al prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto.